Incontro di questo ciclo sui consiglieri comunali che ci raccontano cosa accade. L'ospite che stasera credo non sia bisogno di presentazione, Jacopo Molina, consigliere del gruppo del Partito Democratico, alla seconda consigliatura, giusto? Una e mezza. Il più votato o tra i più votati? Il secondo più votato di tutta la coalizione del centro-sinistra. Dopo il presidente del Consiglio. Allora, questa racconto rapidamente ai partecipanti, normalmente lo sanno, noi facciamo degli incontri abbastanza ristretti, senza grandi pubblicità esterne, perché l'operazione non è tanto di fare un'iniziativa pubblica, quanto fare un lavoro di analisi, di studio. Quindi più un laboratorio che un evento cittadino. La ragione di questi incontri è sostanzialmente fare il punto sullo stato di salute della democrazia comunale e pensiamo che il Consiglio Comunale sia un buon test da questo punto di vista, proprio perché è l'istituzione che è o dovrebbe essere più prossima ai cittadini, dal punto di vista sia di luogo di dibattito politico, sia di punto di raccolta di una serie di istanze, e quindi ci sembrava molto importante in un esercizio che da una parte evidentemente è nostro come Casa dei Mori, come fondamento, che è quello di studiare, di cercare di avere strumenti materiali di analisi sul tema della politica, soprattutto diciamo locale e comunale. Dall'altra vorrebbe essere un esercizio, vediamo come esce alla fine, perché alla fine di questo ciclo di incontri ne abbiamo in programma due o tre, vediamo, ma sostanzialmente dovremmo essere attorno alle 10 iniziative, faremo un lavoro nostro di sintesi, di riflessione, e poi cercheremo di dare una restituzione di quello che abbiamo trovato attraverso questi incontri. E quindi questo esercizio speriamo sia utile anche da un punto di vista di una valutazione mid-term di metà consigliatura, che purtroppo, voglio dire, l'amministrazione comunale, non è per fare polemica subito introduttiva, ma insomma non ha realtà fatto, cioè non c'è stato un momento vero di restituzione o discussione con la città da parte dell'amministrazione comunale, della giunta, su quello che è stato operato a metà consigliatura. Bene, fatta questa premessa, i nostri incontri normalmente si realizzano su tre sezioni. La prima è chiedere all'ospite di raccontarci rapidamente un po' la sua biografia, più sul piano politico chiaramente che sul piano personale, però alcuni elementi che ci aiutino anche a capire la genesi dell'impegno politico, perché una scelta anche all'interno di un partito, e poi via via insomma, quelle che sono le attività più recenti. Quindi questa è la prima domanda che ti rivolgo. La seconda, la sezione sarà invece un po' più articolata sullo stato di salute appunto del Consiglio Comunale e della macchina comunale. Qual è la tua valutazione, la tua esperienza dal punto di vista di come funzionano i flussi di comunicazione, i processi di decisione, eccetera eccetera. La terza sezione invece riguarda gli aspetti proprio delle grandi questioni dal tuo punto di vista, la tua agenda politica, delle grandi questioni cittadine e come queste vengono affrontate, quindi anche dei giudizi abbastanza schietti e netti sulla come vengono governati questi processi. Allora, comincerei con la prima cosa, chiedendoti di raccontarci un po', visto che sei comunque uno dei più giovani, forse vuoi il più giovane in Consiglio Comunale? Non più, però insomma sempre nella pattuglia dei più giovani. Nella pattuglia dei più giovani, quindi precoce politicamente sicuramente, e quindi raccontarci un po' la tua... Sì, innanzitutto grazie per l'invito. Io devo dire che nella vita sono avvocato, quindi svolgo la mia attività professionale, che credo sia molto importante avere un impegno politico, ma quindi che non sia totalizzante, perché credo che serva svolgere poi la professione, qualsiasi lavoro esso sia, a mantenersi legati alla realtà. Sotto l'aspetto politico, io ho iniziato a fare politica attiva nel 2002, iscrivendomi ai Democratici di Sinistra, parto proprio qui della sezione di Cannaregio, dove peraltro sono tuttora iscritto nel Partito Democratico. E sono entrato in Consiglio Comunale nel 2008, quindi ho vissuto lo scorcio finale della consigliatura precedente, e poi quindi sono circa 5 anni che svolgo attività in Consiglio, poi appunto c'è stata la
l'elezione nel 2010, e quindi oramai che siamo, non direi neanche più a metà, ma ormai a tre quarti del percorso di questa consigliatura, credo che si possa senz'altro entrare nel vivo di ciò che è stato fatto e di ciò che può essere ancora fatto, con una prospettiva molto vicina che è il 2015, che quando vi sarà evidentemente la prossima elezione amministrativa, che credo che sarà un punto molto importante per la nostra città. Quindi diciamo comunque il mio impegno, quindi è nella prima Democratici Sinistra, poi nel Partito Democratico, e peraltro impegno che cioè veramente costante fino alle primarie appunto dell'altro ieri, dove insomma ho sostenuto Matteo Renzi con molta forza, e devo dire che oltre all'attività nel Partito Democratico ho percepito sempre di più l'esigenza di molti di volersi avvicinare alla politica anche senza iscriversi ad un partito, e proprio in quest'ottica abbiamo costituito alcuni mesi fa l'associazione Adesso Venezia Mestre, che è a sostegno quindi dell'attività politica di Matteo Renzi, in superamento dei comitati che vennero costituiti l'anno scorso per a sostenere la candidatura di Matteo Renzi quando vi furono le primarie per individuare il candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri del centro-sinistra. Quei due comitati sono associati in un'associazione cittadina, cioè di tutta la città, sia diciamo del centro storico che della terraferma del nostro comune, ed è un'associazione molto molto attiva e che mi dà molta soddisfazione, perché davvero mi permette di vedere quanti vogliono fare politica, ma declinando l'impegno politico in modo diverso, quindi insomma con una forma di partecipazione che non necessariamente segue quella dei partiti, e quindi appunto insomma con un approccio alle volte anche più snello e indipendente. Vi permetterei di fare così una piccola un piccolo approfondimento su questo aspetto, che chiaramente ha a che fare con i fatti più recenti di politica nazionale, appunto il grosso risultato di Matteo Renzi, il fatto che tu sei l'esponente diciamo di spicco di Renzi qui a Venezia, e appunto il promotore tra l'altro appunto dell'associazione a sostegno di Renzi. Lo dico perché sarebbe interessante sapere un po' il tuo giudizio, cioè su questo processo di rinnovamento annunciato rispetto a un partito di governo a Venezia da molti anni, che a detta di molti cittadini in qualche modo comincia a sentire una certa fatica dal punto di vista del modo di governare e di amministrare. Allora, questa spinta dal punto di vista del rinnovamento, come tu ti immagini possa tradursi a livello veneziano nei prossimi mesi? Sei ottimista da questo punto, è fiducioso che questo avvenga? E anche come questo potrebbe, adesso senza entrare poi evidentemente nella cucina interna, ma alcuni segnali di quello che dovrebbe in qualche modo poter accadere dal punto di vista dei segnali molto concreti, che pratici, di un cambiamento, la terza parte. Un cambiamento. No, non è tanto la terza parte, perché questo ha a che fare poi anche col profilo, voglio dire, di secondo me, nella mia lettura, di Jacopo, che comunque nella consigliatura scorsa e anche in questa, a più riprese, ti sei ritrovato a giocare un ruolo anche di grillo parlante all'interno del Consiglio Comunale, no? Possiamo dirlo. Senz'altro. Nel senso che hai avuto un ruolo di forte controllo sull'operato dell'amministrazione, di puntare il dito su alcune questioni delicate e spinose, e quindi con un ruolo che penso tutti ti riconoscono di grande indipendenza di giudizio, autonomia di giudizio rispetto a una cosa che ha invece a che fare con la questione dello stato di salute del Consiglio Comunale, perché è venuto fuori negli incontri scorsi, a che modo il Consiglio Comunale è un po' svuotato delle sue funzioni, proprio perché un po' cinghia di trasmissione, o comunque un po' più da spettatori che da protagonisti del dibattito politico. Allora, era semplicemente... Posso dire Gian Pietro aggiungere due piccole cose? Sì. Primo, allora all'interno del PD... questa affermazione di Renzi, come cambierà gli equilibri politici all'interno del PD? Faccio riferimento ai vari circoli nella città, ai segretari, dice. Seconda, la richiesta è questa, all'interno del Consiglio e quindi della governance dell'amministrazione comunale, con questo nuovo peso politico, richiederete una maggiore presenza nei centri di decisione?
Da dove parto? Dove vuoi? Aspetta, c'era un'altra soluzione. Eravamo a livello della biologia politica. Io non ho ben capito, lei è stato dei DS? Sì. E adesso del PD. Sì. Allora, una domanda proprio terra terra. Sì. Lei si considera un uomo di sinistra? Assolutamente sì, fin dall'inizio, senza aver mai avuto un sentimento. E, magari questo è un po' testimoniare. No, ma devo dire, credo che però ci si debba. Debba intendersi però, cioè, che cosa vuol dire essere un uomo di sinistra. Cioè, io ho sempre militato in partiti di sinistra. Secondo me di essere lo erano, a mio avviso erano anche il Partito Democratico. Siamo nel 2013, quindi credo vada declinato stare a sinistra nel 2013. Quindi alcune parole, a mio avviso, che potevano sembrare un tabù fino a qualche tempo fa, invece sono delle parole che devono invece essere appannaggio di una sinistra, insomma, calata nella realtà. Perché, cioè, se sinistra vuol dire, come alcuni hanno voluto far passare anche nelle primarie che si sono concluse l'altro ieri, come semplicemente garantire e mantenere lo status quo, quelli sono dei conservatori di sinistra. Cioè, io, da uomo di sinistra, mi ritengo un progressista e un riformatore. E credo che sia è lì la differenza, e io non ho mai avuto tentennamenti non stare da questa parte qui. Quindi militare nella sinistra con questa declinazione. Venendo alle altre sollecitazioni, innanzitutto da quello che diceva Gilberto Bright adesso, ed che si rifà secondo me anche all'inizio del tuo ultimo intervento, Gian Pietro, i risultati che ci sono stati. Da prima nella fase interna, guardo a livello comunale, da prima nella fase interna tra gli iscritti del Partito Democratico e evidentemente ancora di più dopo le primarie dell'altro ieri, dimostrano che non può il Partito Democratico restare sulle posizioni che ha tenuto in città, perché molte di queste posizioni sono posizioni soltanto volte a mantenere una rendita, molto spesso, quindi con immediate conseguenze di natura elettorale, per mantenere dei bacini di voti. È finito. Allora, da un lato ci può essere una stanchezza che è fisiologica, alcuni dicono che la sinistra governa in città dal 93, qualcun altro forse con qualche piccola pausa dice dal 75, quindi una stanchezza è fisiologica a mio avviso, però è anche vero che il rapporto tra una coalizione che magari ogni tanto va un pochino più al centro, altre volte si sposta un pochino più a sinistra, ma porta ad avere nella mia percezione di consigliere un rapporto tra parte politica e la parte burocratica, soprattutto quella che decide, che molto spesso nella mia percezione è molto vicina all'osmosi. Questo non va bene perché io credo che i due piani, cioè quello politico e quello burocratico, uso la parola burocratico in senso positivo, debbano essere comunque due piani distinti. Lo debbono essere nonostante, ma forse a maggior ragione, all'esito anche di numerose riforme normative che ci sono state, perché se uno guarda negli ultimi anni, nella concezione del legislatore, i due organi di effettivo governo dell'ente locale sono sempre di più comune e giunta. Dall'altra parte, la possibilità di spendere la volontà dell'amministrazione da parte di chi ha ruoli dirigenziali c'è, cioè, come? Nel senso che gli stessi dirigenti possono spendere la volontà verso l'esterno. Quindi il Consiglio Comunale, che ha senz'altro un ruolo importante, perché di tutti questi che ho detto ora è l'unico organo ad essere eletto dai cittadini, l'unico, ha però delle funzioni che diventano sempre di più residuali. Da un lato può essere, magari anche per chi va in Consiglio Comunale, dall'altro è anche però per le competenze che ha. Io faccio un esempio, pensate ai piani urbanistici attuativi. Fino a un paio d'anni fa venivano adottati dalla Giunta e approvati dal Consiglio Comunale. Una riforma dell'agosto 2011, uno degli ultimi interventi normativi del governo Berlusconi,
ha previsto che i piani urbanistici attuativi vengano adottati e approvati dalla Giunta a meno che non comportino delle difformità dello strumento urbanistico generale. Questo fa sì che molti interventi sul territorio non vengano neanche più esaminati dal Consiglio Comunale. Se poi a questo ci aggiungiamo una gestione sul, diciamo, nostro territorio che fino a qualche tempo fa ha visto la presenza di 3 differenti commissari straordinari di governo per diversi interventi, perché c'era il commissario per, diciamo così, per il Lido e poi tutto quello che c'è stato attorno, quello per l'escavo dei fanghi in Porto Marghera e poi il commissario invece per tutti i problemi relativi agli allagamenti della terraferma Mestrina. Voi capite che avere sul territorio di un unico comune 3 commissari straordinari, evidentemente chiamati, e dico chiamati perché soprattutto quello sul Lido fu una precisa richiesta del sindaco Cacciari, le cose vanno dette, sono messe nero su bianco, quindi forse in certi casi quando un sindaco richiede l'intervento di un commissario straordinario sembra quasi che abdichi le proprie funzioni. Da un lato ci sono delle difficoltà per, io dico, gli interventi, cioè per le competenze amministrative parallele, ma che invece molto spesso si sovrappongono tra tanti enti che incidono, diciamo, sulle cose cittadine. Dall'altro, pensare che se un sindaco ha voluto un commissario straordinario, insomma, questo credo che debba interrogarci su tante cose, e tanto è vero che anche su quello ha fatto sì che il Consiglio Comunale su tanti aspetti fondamentali venisse messo ancora più in un angolo. Io, tornando a quello che diceva Gilberto, di sicuro ci sono le condizioni per poter cambiare le cose in città e all'interno del Partito Democratico, perché io non guardo soltanto al risultato che ha avuto Matteo Renzi, ma anche un risultato assolutamente significativo avuto in tutto il Comune di Venezia da parte della candidatura di Giuseppe Civati. Quindi, cioè, le due candidature in qualche modo più innovative e più di rottura sono state le due più votate, certamente quella di Renzi in modo, anche in città, in modo molto molto forte, cioè in aree di, dove magari in altri momenti aveva faticato. Se voi guardate il voto in tutta la città, cioè a Marghera, a Gelarino, a Cannareggio, a Castello, cioè veramente in ogni dove. E quello, una cosa che è stata assolutamente bellissima per chi si è recata ai seggi domenica, è vedere quante persone sono andate a votare alle primarie, dove c'erano molti iscritti che si guardavano per dire: ma questi, da dove sbucano? Finalmente c'erano i cittadini, e molti di questi, per chi è stato ai seggi domenica, diceva: guardate che l'ultima volta è... Ma poi veramente persone di tutta l'età, tanti ragazzi tra i 16 e i 18 anni, tanti sempre relativamente a chi va a votare queste cose, ma il numero comunque significativo, cioè di 85, di 88, di 90 anni. E la cosa bella è che, nonostante, no, si parli sempre di quelli che controllano i voti, okay, beh, io vi assicuro che ho avuto una netta sensazione che forse qualcuno sarà andato perché gliel'ha detto qualcun altro, ma la più parte delle persone si è recata ai seggi di propria volontà. Questo è stato bellissimo. Una quindi, nota di colore, avere quella scheda votando sotto la foto di Berlinguer, come mi è capitata a Santa Margherita, io prima di fare la croce gli ho chiesto scusa, cioè detto francamente, perché effettivamente stavo facendo la croce. Però, è stato molto duro, devo ammettere. Però è stato anche molto bello come che tante persone sono recate in sedi di partito, dappertutto, poi molti venivano, parlavano, viene da dire quasi: ma perché non viene anche la volta prossima? Poi magari non vengono, però insomma quantomeno le primarie servono anche a questo, perché il confronto poi è stato veramente interessante. Numericamente ci sono le condizioni perché si possa cambiare passo. Io credo che si debba cambiare passo anche in città, ci sono i numeri, sia io nella mia concezione vedo con molto più favore un avvicinamento, diciamo, di quelli che hanno sostenuto Renzi a Civati, perché in qualche modo i due hanno avuto un percorso politico comune, la prima Leopolda l'hanno organizzata insieme. Francamente credo che se ci sono state delle incomprensioni tra i due possano senz'altro molto velocemente essere sanate, insomma appianate, quindi io credo che si possa senz'altro pensare ad un Partito Democratico nuovo sotto questo aspetto. Avremo una prova breve, che è quella
perché mica è finita, il Partito Democratico piace farsi un congresso che dura un anno in sostanza, manca ancora tutta la fase congressuale comunale e quella regionale, e saranno fatte abbastanza breve. Ora si sta cercando quantomeno di compattare in modo tale, insomma, che i circoli non è che possano essere sollecitati ogni mese, perché insomma l'impegno è stato veramente significativo da parte di tantissime, anche Cecilia ne è stata la buona testimone in Mezzaliva qui a Cannavigio l'altro giorno. Per cui anche su questo credo che l'individuazione quindi anche di un prossimo segretario comunale credo che sia molto importante, perché lì si capirà se questo partito avrà la forza di veramente segnare una discontinuità, individuando un segretario che possa notare anche indipendenza, quindi cioè non venga messo lì perché non so, hai qualche padre nobile che ti dice vai e fai quello, e che però come dire abbia, a mio avviso, debba avere anche una qualche esperienza amministrativa, perché non dimentichiamo che il prossimo segretario del Partito Democratico sarà a livello comunale, perché a mio avviso, nonostante nei, diciamo, soprattutto nel partito a cui come io dai Democratici Sinistra, c'è sempre questa il fatto che a livello del Comune di Venezia dovesse decidere il provinciale. Io con tutto il rispetto non vado a interferire sulle scelte insomma comunali degli altri comuni della provincia, ricordo che su Venezia debba decidere diciamo il partito. Anche se posso fare faccio un po' l'impertinente dal piccolo ruolo di giornalista, ma insomma, l'attuale segretario comunale, se non sbaglio, è uno della mozione Renzi. Dunque, si è avvicinata alla mozione Renzi, devo dire che rispetto ad altri... C'è Claudio Borghello, che è stato il nostro ospite. Sì, si è avvicinata alla mozione Renzi, così come peraltro molti altri, alcuni l'hanno fatto per convinzione, altri senz'altro per convenienza. Mm-hmm. Quindi, sapete che io non sono reticente, per cui quello che vedo ve lo dico. Il gattopardismo potrebbe essere una, voglio dire, un problema grosso o no? Guarda, all'interno della realtà comunale, voglio dire, con la logica del principio di realtà, no? Guarda, la serie, sì. Per continuare, che tutto cambi. Guarda, può essere un problema. D'altro canto, se però qualcuno si è avvicinato a Renzi e pensa di fare battaglie di retroguardia dentro la mozione Renzi, dopo che c'è stato, come dire, un consenso di questo tipo, secondo me non ha ben capito in che realtà politica si trovi. Cioè io credo proprio che sia proprio un errore veramente rilevantissimo fare una cosa di questo tipo. C'è stata la volontà di rinnovamento, mi pare che sia stata, i cittadini ce l'hanno fatta capire in tutti i modi. Cioè pensare di arroccarsi al proprio strapuntino, diciamo al proprio piccolo segmento di potere, veramente è una cosa che farebbe rischiare tantissimo il Partito Democratico in ottica 2015. Perché il prossimo segretario è Renzi stesso. Ma secondo me Renzi stesso ha avuto noi lo vediamo anche qui a livello locale, ma anche a livello nazionale. Se voi pensate, il numero di persone che è andato a votare, ora non ho guardato, ma saranno a Spagna, non so, 13-15 volte il numero di quelli che hanno votato dentro il Partito Democratico. Beh, questo è il problema, cioè che credo che le due dinamiche, cioè la discrasia che si potrebbe produrre tra le due dinamiche, è qualcosa che andrebbe analizzato in profondità a Venezia, perché appunto. Comunque c'è stato, per onore di cronaca da ricordare, un certo tipo di esito tra gli iscritti, che vedeva la mozione Cuperlo quasi alla pari con quella di Renzi, no? Non sbaglio. Ma molto equilibrato. C'è da dire che la mozione Renzi più la mozione Civati in questo momento, anche tra gli iscritti nel nostro comune, è maggioranza. Anche nazionalmente. Sì, anche nazionalmente, sì, ma la guardavo per un attimo a livello locale, per cui io credo che, siccome a mio avviso questi sono i due concorrenti alle primarie che più rappresentano, diciamo, sono attori di istanze di innovamento, perché c'è tutte le condizioni per poter ragionare insieme. E quindi credo che, tornando a quello che diceva Gilberto, anche nei circoli le cose possano cambiare. In alcuni circoli questo è già stato fatto in modo significativo, con cambi di segretari di circolo, senz'altro, come dire, più giovani o comunque più freschi rispetto insomma questa tornando diciamo più al tema nostro della macchina comunale, sì. Del rapporto tra giunta e consiglio comunale, sempre voglio dire, in giunta oggi siedono comunque alcuni assessori renziani, no? Che si sono detti renziani e quindi allora il tema in qualche modo del rinnovamento
da fuori e da dentro è un tema abbastanza complesso, cioè appunto la sensazione che qual è il grado, cioè di la metto in maniera molto cruda, qual è il grado di critica profondamente capace di produrre effetti di rinnovamento che non sia più l'avvocato Molina, grillo parlante in consiglio comunale, ma che sia invece un pezzo importante del partito e del popolo che in qualche modo si riconosce o comunque sostiene questo partito attraverso le primarie, in un processo che appunto non è più semplicemente di testimonianza ma di cambiamento. Allora, questo come accade da un punto di vista anche della pratica, non soltanto 2015 ma anche domani mattina, cioè se la traversata del deserto fosse, questo è un giudizio da cittadino, spero di giusto da cittadino, se la traversata del deserto è dire bisogna aspettare il 2015 perché a Venezia accadano dei segni di novità sul piano del governo locale, della riattivazione della democrazia, del ricostruire il patto fiduciario con i cittadini, di fronte a un giudizio che non è soltanto il mio ma qui dentro è stato espresso da molti consiglieri di maggioranza e di opposizione, non solo di un affaticamento dell'amministrazione ma di una perdita di pezzi di democrazia che vengono sostituiti invece da equilibri corporativi e equilibri sostanzialmente opachi, questa cosa secondo me rischierebbe di arrivare troppo tardi, se l'ipotesi fosse costruire, diciamo, un'ipotesi nuova di rinnovamento 2015. Il problema quindi è come si attiva da domani mattina fino, diciamo, alla campagna elettorale dei segnali che in qualche modo costruiscano nel Consiglio Comunale e nelle dinamiche che questo rappresenta, cioè della serie. Il Consiglio Comunale secondo me è un luogo privilegiato da questo punto di vista, perché un tempo era il luogo, era il foro di discussione, di dibattito politico in cui i partiti, no, portavano il meglio di sé proprio in termini anche di vetrina, di idee, eccetera. Questa cosa non è più, però potrebbe essere questa un'occasione, cioè di fare il Consiglio Comunale un luogo in qualche modo riappassiona anche i cittadini a una nuova politica. Ma io credo che il Consiglio Comunale, con le competenze che dicevo poco fa, debba ritornare ad esserlo. Certo, con tutta la verosimiglianza, mi sembra difficile che in quest'ultimo squarcio, cioè nell'ultimo anno di attività amministrativa, ci possa essere questo grande sussurro. Questo lo voglio dire senza in generale false aspettative. Okay. Credo che il Consiglio Comunale debba, in quest'ultimo anno esercitare meglio le proprie funzioni, però tornando alla parte iniziale anche della tua domanda, in giunta ci sono degli assessori che un anno fa sostenevano Bersani, hanno sottoscritto appelli per Bersani e oggi il Gazzettino l'ha richiamato questo proprio, sì, in modo chiarissimo, mostrando l'elenco di sottoscrittori di un anno, hanno evidentemente cambiato idea. Non li ho visti fino a qualche mese fa, così vicini alle attività di Renzi, né a livello nazionale né a livello locale, lo sono stati adesso. A me fa piacere che vi sia un convincimento su Renzi, però non è sufficiente questo, cioè perché uno voglia svolgere attività in un certo modo va proprio cambiato passo. E cambiare passo, soprattutto sono per gli assessori che sono in giunta e sostengono Renzi, innanzitutto devono dimostrarlo loro stessi, quindi probabilmente con una avere la forza anche magari su certi temi, se lo ritengono, se lo pensano, quindi magari sono anche di discostarsi magari dalla posizione, magari non so, che può avere il sindaco piuttosto che la giunta nella sua interezza, anche se voi sapete che formalmente la giunta delibera voti unanimi, quindi non si vedono le differenze di votazione come invece si può fare in consiglio comunale. E quindi però questo lo vedremo anche da parte loro, perché in effetti io non credo che questo sia il momento all'esito delle primarie di qualche giorno fa che coloro che sostengono Renzi debbano andare a richiedere dei posti in giunta, non perché vi siano già alcuni che sostengono Renzi, cioè a me questo non interessa nulla, io prendo atto che vi sono alcuni assessori che hanno detto sosteniamo Renzi, ma questi non rappresentano affatto la mozione Renzi, che la mozione Renzi è qualcosa di molto più ampia. Ciao. E quindi auspicherei poi invece da parte di costoro una maggiore capacità di autonomia e di indipendenza, Gian Pietro, perché per il primo tu mi dicevi il grillo parlante piuttosto che
se una cosa viene fatta bene nell'amministrazione è giusto valorizzarla, quando vi sono delle cose che vengono fatte in modo superficiale, okay? Soprattutto quando si parla di denaro che dovrebbe andare ai cittadini o le, comunque le cui scelte hanno delle ricadute economiche sui cittadini, non si scherza. E vi porto un esempio su tutti. L'anno scorso, tra fine novembre e inizio dicembre, venne fuori abbiamo problemi col bilancio, abbiamo problemi col bilancio, dobbiamo vendere le azioni Save, dobbiamo vendere le azioni Save. Quanto valgono le azioni Save? 40 milioni, perché ci servono 40 milioni. Vi fu un consiglio comunale a Mestre e Pigioni di dicembre dell'anno scorso, dove il comune diede incarico ad una società di fare una stima del valore della singola azione. Questi dissero: vi faremo avere la relazione, ma che sotto un aspetto aziendale non deve imparare da nessuno. Cioè erano lì per acquisire il pacchetto di maggioranza degli aeroporti di Roma. Se non si fosse messo di mezzo Romiti con Gemina, l'operazione era ad un passo dalla riuscita. Hanno il pacchetto di maggioranza dell'aeroporto di Charleroi, uno dei principali aeroporti low cost d'Europa. C'è un piano, piaccia o non piaccia, di KPMG, commissionato da ENAC, che prevede tre grossi poli aeroportuali in Italia, Roma, Milano, Venezia. Venezia e Treviso, insieme nel 2011 hanno fatto 8 milioni e mezzo. La previsione è 20 milioni di passeggeri nel 2030. Il risultato, Venezia vende a 6,41, in questo momento le azioni Save sono a 13. Questi sono i punti, cioè, qui non è questione di fare il grillo parlante, no, qui è questione di vedere come si decide, perché se l'operazione è stata fatta in altro modo, forse si metterebbero meno le mani nelle tasche dei cittadini. Sì. Questi sono i punti che credono dare. Cioè, allora, però su questo faccio la domanda, poi apriamo il dibattito. Uno dei temi che abbiamo già discusso, perché è importante che anche riprodurre alcune domande per poi poter confrontare, no? È stato sul tema proprio interesse e capacità, cioè adesso un'operazione come questa che tu citi, no? sulla vendita delle azioni Save, uno può giudicarla o potrebbe valutarla dal punto di vista di insipienza, di incapacità. Abbiamo degli amministratori che non sono né capaci di farsi consigliare correttamente dal punto di vista della gestione della cosa pubblica, il che di per sé sarebbe già gravissimo, ok? Il secondo passaggio invece potrebbe essere una valutazione un po' più pesante e dire probabilmente ci sono anche degli interessi o delle pressioni nel giocare in un certo modo piuttosto che nell'altro. E questo su varie partite cittadine. Allora, qual è il tuo convincimento su questo? È un problema di insipienza? Cioè abbiamo di fronte degli amministratori che non sanno fare il loro mestiere? O ci sono anche probabilmente degli scontri dal punto di vista di un certo modo di gestire le cose? No? Perché ci sono degli elementi che sono evidentemente giudicabili come insipienza, però se io penso il modo reiterato con cui ogni volta si arriva a fare un bilancio che è un bilancio inutile, perché è un bilancio che sostanzialmente non dice nulla ai cittadini, perché le operazioni vengono fatte sempre a colpi di assestamento, di emergenza, eccetera, eccetera, è importante questo tipo di valutazione politica, credo. Sì, lo è, ma vedi, tornando per un attimo all'esempio di prima, quello su Save, io credo che non si debba aver timore di fare scelte importanti, ma l'importante, bisogna capire se faccio una scelta qual è l'obiettivo che mi pongo. Cioè un atto come quello è un atto evidentemente di straordinaria amministrazione, che ci può stare se però con quei proventi, magari sarebbe stato meglio farlo in un altro momento, vado a destinarli per un altro atto di straordinaria amministrazione che connota il mio fare politico, con cui io possa la volta successiva in cui mi presento ai miei cittadini dire: ho fatto una scelta strategica di quel tipo per farne un'altra altrettanto strategica. Se quella scelta strategica sarà condivisa, avrò nuovamente il consenso dei miei concittadini, altrimenti voteranno qualcun altro. Invece queste sono operazioni che servono a far fronte alla spesa corrente. È questo il punto. La difficoltà e il fatto che questa cosa non può più tenere, a mio avviso, è proprio il fatto che interventi di questo tipo non possono servire, perché sennò non riesci a spiegarli ai concittadini, un po' come quella di Casinò. L'operazione Casinò è un'operazione che veramente, una volta, io ho criticato ampiamente, ma non tanto perché io sono un innamorato della rete Casinò,
ma per capire a che cosa servono quei soldi. Cioè, quando vi fu la previsione, diciamo, di dire che la società o l'occupamento di società che sarà aggiudicataria e che quindi poi gestirà la casa da gioco e diventerà titolare dell'azione della società con un patto di retrovendita, in buona sostanza, dopo qualche decina d'anni, chiedemmo io e qualcun altro in consiglio comunale, in una commissione, alla società che aveva curato, diciamo, tutto l'aspetto patrimoniale, il perché di 140 milioni nel primo biennio. È stato un input venutoci dall'amministrazione. È evidente che hanno fatto tutta la valutazione sui 140 milioni iniziali, che guarda caso servono 140 milioni che servono a coprire fino al 2015. Dopodiché, ma allora il problema è l'ipoteca che una scelta politica di questo tipo va a porre verso chiunque sarà chiamato a amministrare la città, qualsiasi sia la coalizione che governa la città, non solo per i prossimi 5 anni, ma per i prossimi 10 anni. Quindi non è insipienza, non è interesse per la città. Dunque, da un lato, no, perché questo era il tema che volevamo. Secondo me, da un lato, a mio avviso, c'è poca lungimiranza. Questo mi sembra evidente. Cioè, io la percezione che ho da quando sono in consiglio comunale è che ben difficilmente scelte vengono fatte avendo almeno un obiettivo di medio termine. Cioè, sempre sul domani, mai sul o quasi mai, diciamo, su obiettivi, diciamo, di più lunga distanza. E quindi, tra l'altro, in questo caso qui, cioè, pensare peraltro a interventi di questo tipo a distanza di 2-3 anni, ma che hanno delle ricadute così gravi per gli anni successivi, secondo me è improvvido. L'ho detto in sede istituzionale, lo ribadisco qui, oltretutto fatto anche in modo anche abbastanza abborracciato, se posso permettermi, anche sotto un aspetto anche un po' tecnico, nel senso che la sensazione che ho io è che anche nella partita Casinò vi siamo stati in tutti questi anni parecchie scelte, insomma, fatte nel modo non conveniente, e che secondo me invece hanno pregiudicato il buono stato di una società come quella, che invece dovrebbe andare molto molto bene, perché molte altre città d'Italia, che ne dicano alcuni amministratori di questo comune, farebbero i salti alti per avere un problema, no, anche in questi anni. Poi non dimentichiamo che sono 4 i comuni in Italia che possono avere un casino, non 400, 4 ce ne sono, 4. E quindi anche su questo, veramente, farlo passare come una palla al piede è una cosa ben diversa. Oltretutto, noi abbiamo, e forse sarebbe un'altra questione ancora, un sistema comune, cioè dato da dipendenti comunali e dipendenti, diciamo, di quelli come vengono chiamati organismi di diritto pubblico, quindi società o enti di altra natura che fanno riferimento al comune di Venezia, spannometricamente credo che stiamo parlando di circa 10.000 persone. E o sia la forza poi di intervenire anche su questo, asciugando e valorizzando sempre di più in alcuni ambiti chi davvero ha capacità e voglia di fare, e che noi invece magari alle volte corre il rischio di essere messo in un angolo perché in quel momento non è a tasca destra del politico di turno. O si cambia su questo, altrimenti la percezione che ha parte dei cittadini, insomma, è che questi siano molto spesso dei carrozzoni. Non è sempre. Molto spesso queste società, che evidentemente poi rispondono almeno sotto un aspetto formale a principi di natura civilistica, ne fanno germare molte altre. Quindi il rapporto con l'ente locale, che dovrebbe fare l'ente capogruppo, si sfilaccia sempre di più, e che quindi molto spesso scelte strategiche non vengono più condivise dall'amministrazione. Faccio un esempio: Veritas aveva costituito la società Veritas Energia. Di questa società, che dovrebbe essere una società che dovrebbe servire da spin-off inizialmente, poi invece consolidarsi sempre di più per tutte, diciamo, le fonti energetiche, e quindi poi la destinazione anche a livello commerciale, che permettesse alla società veramente di stare sul mercato. Di questa società Veritas decide di cedere il 51% ad Ascopiave, cioè il concorrente più vicino. L'amministratore delegato di quella società, che adesso è andato a fare dell'altro, ma che è assolutamente competente nel suo, ha fatto i salti alti. Ma come? Una delle società dovrebbe essere uno dei fiori all'occhiello della nostra partecipata, cediamo il 51%. Questa cosa non è passata così, Romano.
No, questo credo sia un tema esattamente. Io tra un attimo devo andare. Sul casino vorrei ricordare, come ho ricordato a Campa l'ultima volta, che in 20 anni solo una volta i dirigenti del casino non hanno incassato i premi, che sono qualche centinaio di migliaia di euro. Ed è per me vergognoso che questa cosa continui a passare, e questo sì passa per il Consiglio Comunale. I premi? I premi del dei dirigenti del casino sono stati rinunciati, diciamo, di loro spontanea volontà, di loro spintanea volontà, dei dirigenti del casino solo una volta negli ultimi 20 anni, su spinta di un consigliere comunale. Però guarda che una volta in 20 anni, sì. Mi pare che in questo momento una mozione che dica che è vergognoso che i dirigenti del casino di Venezia ricevano dei premi per quello che non hanno fatto negli ultimi anni sarebbe quantomeno opportuna. Io l'ho detto a Campa e mi pareva d'accordo, provo anche con la sinistra, vediamo. Guarda, io questo lo recepisco, figurati, però attenzione che non mi risulta davvero che i premi dei dirigenti del casinò passino per il Consiglio Comunale, per il Consiglio Comunale passano come voce casinò e il capitolo sugli ispettori del casinò, che risultano essere 38 alle dipendenze del Comune di Venezia, con stanziate a bilancio 3.060.000 euro. Si fa presto a fare 3.060.000 diviso 38, però questi non sono dirigenti del casinò, questi sono del Comune di Venezia, questo comunque, cioè, non significa, non dovesse, del casinò hanno rinunciato all'epoca di loro spintanea volontà su una mozione di un consigliere comunale che aveva detto forse i conti dei vostri premi sono un po' sbagliati, e dopo la seconda o la terza volta che l'ha detto hanno rinunciato al loro premio quell'anno. Cos'è, di paglia? No, ma sul fatto che vi siano dei riconoscimenti economici in alcune società, e in quella specialmente assolutamente spropositati, è verissimo. Però anche su questo io non me la sento di gettare, diciamo, tutta la responsabilità su coloro che percepiscono questi soldi, perché in questi casi bisogna essere sempre in due, cioè hai sempre la parte, tu fai dei contratti, ci vuole dall'altra parte qualcuno che abbia la forza, che sia il comune o la società alle dirette dipendenze del comune, che abbia la forza di dire di no. Il problema è che molto spesso queste sono delle sacche dove, come dicevo prima, di consenso elettorale, perché tu metti dentro uno al casinò, sai che hai fidelizzato il voto di quella famiglia. Io sono andato in questo momento nel 2008, dopo qualche mese avevo già qualcuno. Ma dai, adesso non riesco a entrare, devi avere la forza di dire di no. Sono piccoli banchi di prova, ecco, sai, però, io ho voluto già fin dall'inizio per dire di no con sostenibilità. Ci vuole un movimento organizzato, non può essere semplicemente una postura individuale. Certo che no, infatti. E credo che dall'altra parte quello che probabilmente è mancato moltissimo in questi anni, anche negli anni più recenti, c'è un deficit di informazione impressionante. Cioè, voglio dire, il livello di capacità del cittadino veneziano di comprendere i meccanismi con cui si producono decisioni è oggi totalmente inadatto a costruire un cittadino avveduto e attivo capace di farsi un giudizio. Io penso che questo sia un dato vero, cioè la mancanza di comunicazione e informazione nasce anche da quello che dicevi tu, cioè dalla gemmazione di società, dal meccanismo di usare strumenti, anche questo grande deficit di democrazia, di usare strumenti che in realtà sono propri di un altro mondo, cioè delle società commerciali, del diritto privato, all'interno di un meccanismo che invece dovrebbe mantenere fortemente la barra della verità. Aggiungo una cosa, Gianpietro, fino a, diciamo, appunto il 2011, lo scaricare e dare in carica le società partecipate era un modo per bypassare il patto di stabilità. Certo. Tra che i nodi vengono davvero al pettine. Io ancora una volta, a me una delle commissioni che interessava era quella bilancio, no? Allora uno si legge un po', io sono avvocato, quindi leggevo, ma il capogruppo può essere un ente, quindi anche un ente pubblico. Io una delle prime volte che andai in commissione di bilancio chiesi, ma potrei vedere il bilancio consolidato? Guardavo con due occhi così, cioè, ma cos'è quasi sta cosa? Dal 2012 il Comune di Venezia è uno dei 70 enti locali pilota dove, attagliando il bilancio consolidato a, diciamo, una forma, diciamo, di controllo che vede appunto l'ente pubblico e quindi poi società partecipate, diritto privato al di sotto,
a cui il Comune di Venezia deve attenersi. Questo andrà ad essere, viene fatto in modo sperimentale, ma per come la vedo io, come non si è più potuto usare il giochino di scaricare sulle assestate anticipate, i nodi sono venuti immediatamente al pettine. Quelli che fino ad allora ogni volta erano messi sotto il tappeto, dai, in quel momento proprio si è visto in modo plastico, tanto è vero che, come vedete, anche quest'anno il bilancio del Comune, ormai qualcuno dice, sforiamo il patto di stabilità. Lo dico ancora perché siamo ancora in una fase in cui credo che sia molto verosimile, insomma, ma ancora non è stato messo nello studio. C'è Gilberto, poi se c'è qualche intervento. Senti, Jacopo, io sono un uomo molto semplice, mi rendo conto da quello che hai detto che la situazione invece è complessa. Hai evidenziato problemi di cultura della gente che partecipa al Consiglio Comunale, quindi problemi di cultura e di competenza della struttura dirigenziale dell'amministrazione comunale. Lasciamo da parte l'antropologia perché andiamo in un terreno molto ancora più difficile. Quello che mi interessa capire invece, perché è quella è la domanda iniziale che ti ha fatto Gian Pietro, qual è lo stato della democrazia all'interno di queste, di questi enti, di queste istituzioni? Giunta, Consiglio Comunale, governance dell'amministrazione comunale, aziende partecipate, cioè qual è lo stato della democrazia? Se io dovessi dare un voto da 1 a 10, cosa dico? È 1, è meno 1, è 3? Cioè, qual è lo stato della democrazia? Voglio dire, un cittadino di fronte a questi enti che ti ho nominato adesso, come diceva prima Gian Pietro, è, come dire, totalmente, è un piccolo folletto che viene, fa un salto e poi, però non sa niente, nessuno apre una porta, nessuno è disponibile, nessuno informa, nessuno comunica, cioè è una continua presa in giro. Non è un caso la domanda che ti ho fatto all'inizio, ma adesso, questa corrente renziana, anche se l'hanno, perché non pretende posizione di controllo e di comando nell'ambito dell'amministrazione comunale? Perché dico questo? Perché la mozione di Renzi ha una sua linea politica, o dovrebbe quantomeno esprimerla. Cioè, è questo il senso delle cose che vogliamo chiarire qui. Quindi, qual è lo stato della democrazia che tu stai vivendo? Io ti leggo ogni tanto sulle email che mandi in giro o le interpellanze che fai, eccetera. Cioè, qual è lo stato della democrazia? Se io dovessi rifarmi ad alcune questioni che evidenziava Marco Zanetti qualche tempo fa, è impossibile. Non c'è democrazia. Non c'è nemmeno il rispetto delle leggi. Non c'è nemmeno il rispetto delle leggi. Allora, questo è di questo che dobbiamo parlare, perché questo poi ispira la linea politica, ispira l'azione politica. Perché sai, se no parlare, fare battute è facile, no? È chiaro, chiarissimo. Su questa domanda sì. Sì, su questa domanda qua è per dire che al cittadino, il cittadino, che la politica viene fatta sempre sulla testa, lasciatemi dire, della povera gente, fra quale io mi sento fra questi. E la gente, più delle volte, parlando della poca chiarezza dell'informazione, non si rende conto di quello che gli sta succedendo e di quello che gli succede. Quindi, andando alla democrazia vera e propria, l'informazione dovrebbe essere non solo chiara e trasparente, ma completa. Di dire, come quando si dice che va, visto che tu fai l'avvocato, avanti al giudice, che uno dovrebbe dire tutta la verità e non altro che la verità. Perché io, se io la verità la dico in parte, ho già, diciamo così, un po' annullato quello che può essere la vera comunicazione. Allora il cittadino, che deve saper pensare con la sua testa, ha bisogno di tutti questi elementi. Io, che posso ritenermi uno che sa anche un po' pensare, non ce la faccio, perché non ho tutti gli elementi per giungere a una conclusione. E con la democrazia delle prove non ce la faccio, non sono capace. Ma non per mia deficienza, ecco, per carità, ma perché non ho tutti gli elementi per poter esprimere e arrivare a questo mio pensare. Ho pensato. Questo
cioè non so se posso dire anch'io, aggiungere una postilla. Secondo me ci sono vari elementi: l'oggettiva complessità della materia, molto spesso, e uno non può dedicare la propria vita a studiare casinò, società partecipate, eccetera. L'informazione, cioè l'informazione è un'informazione debole, l'aspirazione molto spesso del giornalista è di parlare col sindaco, col presidente della Biennale, eccetera, no? Che ovviamente ti invitano a fare l'osservatore romano, cioè, nel senso che se io vado dal presidente della CTV mi porta a spasso dicendo dovremmo cambiare la flotta, sì vabbè, come contro la neve dovremmo mettere un telo di nylon sopra Venezia, cioè uno che ti dice cambiamo la flotta della CTV ti sta prendendo per il cesto ovviamente, visti i costi, vista la complessità. Secondo tipo di problema, anche un'inutilità che la gente avverte come reale di pensare, cioè quello che è avvenuto al Lido, secondo me, in questi anni, è una dimostrazione patente, dove ci sono 59 milioni scomparsi di cui non si è mai accertato una responsabilità neanche per 1000 euro, no, cioè, sono volatilizzati, li troveremo probabilmente i frari in mano alla Madonna assunta in cielo, no? Cioè, per cui l'inutilità di pensare. No, non è che la gente non sa pensare, delle volte sa pensare ed è inutile pensare, ci troviamo con uno Stato tutto scombinato, io vengo in ritardo, sono stato al commercialista, dunque il comune aveva tempo per l'IMU fino al 9 dicembre di dichiarare quello che dovevi pagare. E adesso io devo pagare entro il 16 di dicembre, per fortuna sono un disoccupato, nel senso che sono in pensione, ero a Venezia. Se fossi stato via per lavoro rischiavo di pigliare una multa perché non facevo il tempo a pagare. Cioè non esiste stato al mondo in cui tu devi pagare una tassa in 6 giorni e non sai prima che non sto dicendo, non entro neanche nel merito se è giusto, come, quando, eccetera. Ok, Jacopo, dai. Sì, ma io, anche questo quello che diceva Gilberto, distinguerei però, che diceva, qual è la democrazia. Insomma, da un lato va vista in quello che può essere quella partecipativa, cioè quello che i cittadini possono fare nell'andare a condizionare le scelte dell'amministrazione. Dall'altro, invece, secondo me è più una questione forse di trasparenza in quello che viene fatto dall'amministrazione e le decisioni, come un cittadino possa comprendere. Nel primo caso, cioè nella partecipazione, mi pare che siamo ancora piuttosto indietro, cioè c'è tutto questo fiorire di assemblee a livello comunale, piuttosto le consulte così, dove ahimè mi dà più la sensazione che siano degli sfogatoi piuttosto che degli effettivi luoghi di proposta, quasi di aver avuto un contentino, andate per un giorno in consiglio comunale, sentite voi, vi parlate un po' addosso, ma tanto a noi cosa interessa, tanto comunque noi siamo un'altra cosa e decidiamo, e questa è una cosa che non va assolutamente bene, però su questo mi pare che il Comune di Venezia sia ancora particolarmente indietro. È così, continua a permanere così. Quanto invece all'aspetto relativo a poter capire e conoscere le volontà dell'amministrazione, che si diventano delle delibere, queste di consiglio piuttosto che di giunta, piuttosto che invece dei provvedimenti dirigenziali, anche su questo voi pensate, la giunta non soltanto si tiene a porte chiuse, ma addirittura c'è difficoltà a conoscere l'ordine del giorno della giunta, ma per lo stesso consigliere comunale. Quindi, nonostante ci sia una legge di trasparenza, esatto, che dovrebbe pubblicare le delibere prima. Esatto. Questa è una cosa. Ma l'altra cosa ancora, Andreina, è quello relativo, e veramente devo ringraziare Marco e anche altri per le sollecitazioni che mi danno, cioè che le determinazioni, o comunque diciamo, i provvedimenti dirigenziali che impegnano l'amministrazione verso l'esterno devono essere pubblicati, ma non come abbiamo avuto modo di confrontarci, diciamo, usando un eufemismo,
con un effetto di pubblicità notizia, ma di pubblicità legale, cioè devono essere pubblicati in modo sistematico e non a spot, perché poi c'è stata anche la fase di pubblicazione a macchia di leopardo. Ma dove? Ma come a macchia di leopardo? Comunque vi posso assicurare che le determine vengono registrate in un sistema informatico, quindi si possono vedere tutte, non è che non ci sia lo strumento per certo farlo. Certo, noi lo facciamo tutti i giorni, sì, quindi la questione è proprio poi, cioè nell'albo pretorio online, perché è quello il punto, no, in cui alla fine, cioè ormai voi sapete che non c'è più l'albo pretorio cartaceo, non ha più nessun valore, quello che ha effettivamente valore legale è l'albo pretorio online. Si vedono le delibere di giunta, di consiglio, alcune volte l'altro vedo pubblicazioni magari non proprio immediate, ogni tanto passa qualche giorno in più che magari a volte può essere utile, e finalmente è stata costituita anche la parte relativa alle determine dirigenziali, però anche su quello veramente c'è stato una diversa inquadramento del tipo di pubblicazione. Non sono dettagli, perché quelli sono gli atti, cioè capire, non so, se vengono destinati tal soldi all'iniziativa, magari non so, soltanto dell'amico piuttosto che altro. Quelli sono i momenti in cui, secondo me, Gilberto, uno può vedere davvero, perché altrimenti è opaco questo aspetto. È tanto opaco che su questo ci sono state, da parte mia e di altri, interpellanze, perché non permetti, non soltanto al cittadino, ma anche a chi ha un incarico nell'amministrazione, di poter avere esatta contezza con facilità, perché a me non interessa, peraltro avevo canale privilegiato, credo che perché vi sia un controllo vero nell'attività dell'amministrazione, tutti i cittadini hanno la possibilità di vederlo, basterebbe pubblicarli con questo e nel modo più semplice e sistematico possibile. Ci si sta arrivando con molta lentezza e comunque senz'altro per un periodo lungo il Comune di Venezia a mio avviso è stato inadempiente. Adesso non lo può più fare, esatto, perché c'è una legge che, esatto, gli ha dato, no, esatto, termini. Esatto. Io credo che sia una precisazione molto importante, Marco, no, perché sennò voglio fare un ragionamento più politico su questo tema. Vai. C'è una cosa molto breve, sì, gustosa e sinosa però. Il mese scorso abbiamo preso a caso un paio di delibere e avevamo fatto caso che la delibera che approvava dei progetti diceva approvato il progetto, amen, per cui sul sito del comune non potevi leggere in realtà il progetto, neanche sapere quante tavole erano. Allora abbiamo scritto con associazioni al segretario comunale il mese scorso, 20 giorni fa, che non ha risposto. Abbiamo inviato per conoscenza la cosa a tutti i gruppi consigliari, nessuno ha risposto. Questa mattina sono andato a vedere una delibera a caso che è la pista ciclabile sul Ponte della Libertà, quindi neanche una cosa qualsiasi. La delibera approva il progetto, ma nella delibera non c'è nessun progetto. Quindi il cittadino veneziano non è in grado neanche di sapere cosa fare. Di fondo però volevo chiedere a Jacopo, che ha diversi anni di esperienza, qualcosa di più sul metodo, cioè cosa vedi che è mancato in questi anni nel rapporto giunta-consiglio piuttosto che cittadini e amministrazione comunale, e quello che bisognerebbe fare al prossimo giro, ecco. Allora, prima di lasciarti rispondere a questa cosa, io mi innesco su una questione. Allora, mi pare evidente che c'è il tema della complessità, della faraginosità burocratica che citava lui. C'è la questione probabilmente di una macchina non efficiente, ci sono tanti elementi. Però alla fine penso che la questione sia anche il problema della la potenzialità della disponibilità di certo tipo di informazione e di comunicazione. Poi di fatto può essere puramente virtuale, ma non costruire un vero accesso. E che tant'è che questo accesso e anche la capacità poi di rappresentare, cioè di avere il ritorno, perché uno riceve delle informazioni e reagisce, non ha luoghi, non ha organismi, no? Non ha i corpi intermedi che un tempo erano i partiti, non lo sono neanche le associazioni, o non lo so cosa ne pensi, perché le associazioni a volte sono molto centrate su singole questioni tematiche, quindi magari su una cosa fanno un'ottima pedagogia, riescono anche a costruire un percorso di informazione e di conoscenza, però su un tema.
E dall'altro rimane invece questo stato di mancanza di orientamento, in cui uno fa fatica anche a capire il peso anche delle cose, no? Ci sono essere delle informazioni che hanno un peso rilevantissimo per la mia vita cittadina e altre invece tutto sommato marginali. Allora, tutto questo proprio nella logica del tornare alla domanda che facevamo all'inizio, cioè la grande aspettativa che si è creato anche su persone come te o comunque il movimento che si incarna attorno a questo rinnovamento del progetto politico di Renzi, del costruire questa capacità, uno da un lato di comprendere dove stanno i veri problemi. Oggi per qualche modo, probabilmente per rimettere in moto un processo terapeutico di democrazia locale, bisognerebbe probabilmente anche semplificare molto e dire guardate che poi alla fine le vere questioni sono 3-4, queste sono le questioni dirimenti, su cui è bene, allora non so, le regole della rappresentanza. Il tema pubblico-privato, ne butto lì alcune, no? Il tema degli interessi che si esprimono all'interno di un'economia, eccetera, eccetera. Allora, questo esercizio proprio di organizzazione, quindi, delle priorità e dei pesi, chi lo fa, secondo te? E secondo, come si ricostruisce questo canale di comunicazione che va verso i cittadini e che dai cittadini va verso le istituzioni? Perché o questa cosa appunto, non lo so se tu la assegni ancora ai partiti e quindi il problema passa attraverso il rinnovamento del partito perché poi il partito riprende a fare questo ruolo di corpo intermedio, fisiologicamente ben esercitato, è un problema lasciato alle associazioni, è un problema che dobbiamo in qualche modo costruire un movimento che dal basso in qualche modo, ecco il tema anche della democrazia partecipata, eccetera, eccetera. Cioè come vedi questa cosa? Che il problema è anche effettivamente che fare da un punto di vista, no? Cioè, su cui ci vuole molta concretezza, ma ci vogliono anche delle linee guida. Posso dire un attimo? Secondo me voi oggi avete una delega importantissima, che non è dei partiti, è della città, di buona parte della cittadinanza che vi sta a guardare. E quindi dovete anche un po' sentirla questa responsabilità, perché non dovete riferirvi al vostro partito, ma a una città che ha dimostrato, come in tante altre città, che probabilmente crede in un indirizzo, in un progetto. Questo mi pare che... Io preferivo la formulazione iniziale di Gilberto, cioè mi pare che quando lui ti dice dai un punteggio di democrazia, mi pare che i livelli sono molti, cioè c'è la giunta, poi c'è il consiglio comunale che molte cose già non le afferra. Poi ci sono le partecipate, che tutti ignorano. Poi ci sono le partecipate delle partecipate, che sono assolutamente oscure. E tutto questo poi va riferito a noi altri, che non giochiamo in questo meccanismo. Ora, a me pare molto impressionante questo. Io sono sempre stato convinto che le partecipate fossero un atto criminale, cioè l'idea che il municipio si spogliasse di vero controllo sulla politica della città. Però mi pare che appunto i livelli dei punteggi da dare si vanno progressivamente azzerando fino allo zero. C'è una gran parte dell'attività comunale che sfugge a qualsiasi controllo, per esempio le partecipate e le partecipate, ma anche le partecipate, perché una volta che il comune ha nominato il suo rappresentante lì, poi non può fare più nulla, cioè non ha un effettivo controllo. Dice, beh, la prossima volta, fra 5 anni, non ti nomino più, cosa che non avviene quasi mai, ma non può capitare. Ora, io credo che il problema politico sia molto drammatico, cioè proprio il funzionamento della macchina comunale che si è organizzato con questa idea terribile che si sta diffondendo, che è più importante governare che rappresentare. Questi organismi politici non rappresentano i cittadini, rappresentano un meccanismo che poi è inutile. Che io vedo in questo qualche analogia con quello che è successo dal PC a oggi, diciamo, che pian piano le sezioni sono diventate circoli quando non centri di documentazione come il campo Santa Maria Formosa, e si è rinunciato a discutere, si fa molto più in fretta se non c'è un controllo pubblico, diciamo, all'interno del partito come all'interno delle città. Credo che questa sia la tragedia in generale, che non si può modificare in nessun modo se non ci si interviene proprio sopra, cioè non si tratta di migliorare l'informazione, si tratta di cambiare la politica. Allora, come dice lui giustamente,
all'interno di una responsabilità, ma la responsabilità non è solo di farci leggere su internet le delibere, è un problema di democrazia obiettivamente. Scusa, solo un'ultima aggiunta di tutto questo discorso complessivo. Tu a un certo punto hai detto che ti colpisce il fatto che tra la macchina comunale, i dirigenti del comune e la giunta ci sia una simbiosi che quasi preferiresti che non ci fosse, che ci fosse una identificazione di responsabilità. Ma come pensi che possa succedere che si spezzi questa quando la legge comunale provinciale prevede che sia il sindaco a decidere dello stipendio di ciascuno dirigente, che da un momento all'altro senza passare per il consiglio il sindaco possa dimezzargli lo stipendio a quel dirigente, cambiandolo di posto e stabilendo quali sono i valori dei singoli posti. Non ci sarà mai. Da quando hanno eliminato i contrappesi? O aumentarlo, ovviamente, ma i fatti sono altissimi. Io lo so perché lo sono. Da quando hanno eliminato, distrutto i contrappesi che garantivano il funzionamento, e questo è successo con le Bassanini, le varie Bassanini, che in un decennio hanno completamente stravolto il sistema precedente, che era quello cui i contrappesi c'erano, perché il segretario comunale aveva un potere all'interno dell'amministrazione che faceva da contrappeso al potere del sindaco e della giunta. Il consiglio comunale decideva gran parte delle azioni che poi la giunta avrebbe dovuto portare avanti. Adesso tutto questo non c'è più, è lì il problema, è ovvio che è lì il problema. Sì, allora innanzitutto credo che secondo me andrebbe un pochino accorciato in effetti le filiere, cioè da un lato in base a quello che dicevi tu adesso un primo intervento da fare sarebbe quello di far sì che le partecipate vanno proprio eliminate, cioè riportare tutto quantomeno a partecipate di primo livello. Diciamo c'è proprio una primissima cosa. Dall'altro lato invece da parte dei cittadini nella fase di elaborazione delle decisioni ci deve essere, secondo va un pochino infranto quel tabù per cui si dice ma ormai decide il consiglio dove è di competenza, che poi peraltro la più parte delle volte che in consiglio sono delibere che arrivano che sono già confezionate dalla giunta addirittura massimo per qualche emendamento, cioè quelli di iniziativa consiliare sono molto pochi, e quindi invece sono proprio anche un'ottica, non mi auguro davvero di nuovo corso, mi pare insomma Renzi questo lo abbia detto in modo molto chiaro, cioè rendere più trasparente l'attività di un comune, saranno anche cose da spot politico, però il fatto di dire rendere le spese che un comune affronta veramente mettere in chiaro, cioè non avere nessun timore nel diffondere dati di questo tipo, io credo che sarebbe qualcosa di molto importante, perché fare questo permetterebbe anche con la normativa attuale sì di lasciare in capo agli organi politici la nomina di alcuni dirigenti, però certamente avresti un controllo, io credo, da parte dei cittadini molto molto maggiore. Però attenzione, che è vero che il sindaco, insomma, per quanto riguarda il personale, la competenza della giunta è ancora una competenza molto forte, anzi forse è l'unico regolamento che passa proprio per la giunta, però anche su questo io credo che si debba segnare un cambio di passo, perché per come la vedo io, e mi rendo conto che ad oggi la più parte delle volte non è così, io non intendo che nei ruoli apicali mi debba essere qualcuno che è il mio amico, io voglio mettere i più bravi, cioè questo deve essere il punto, ma confrontando i curricula, vedendo quello che hanno fatto, vedendo la voglia di quello che hanno e non so, votano un'altra parte, non mi interessa. Oltretutto vorrei che aggiungere che forse sono i punti, però volevo dire un'altra cosa, nella fase partecipativa, cioè di costruzione delle delibere soprattutto, lì siamo ancora molto carenti, perché la più parte delle volte quelli anche che vengono auditi in commissione, che sono veramente molto spesso mi danno la sensazione di essere loro che vanno sentiti, non so, quella categoria piuttosto che quell'associazione, sentiamoli, ma tanto poi decidiamo noi. Lì ci vuole un cambio di passo, ma lì è un cambio di passo che va quasi oltre
il mero dettato normativo, regolamentario, statutario del Comune di Venezia, è proprio una questione di sensibilità politica e di approccio della politica, perché sennò altrimenti ci si chiude dentro una torre, come in effetti c'è. Secondo me non può essere normativo dell'atto dello spostamento, ci vogliono i contrappesi, bisogna che il Consiglio Comunale sia da contrappeso alla Giunta, bisogna che ci sia una entità che fa da contrappeso al Sindaco, senza contrappesi la democrazia non però funziona. Il Consiglio Comunale può fare da contrappeso alla Giunta e al Sindaco se il Consiglio Comunale ha una capacità di poter incidere sulla nomina di questi organi. Dal 93 le cose sono cambiate in modo nettissimo, sono cambiate di una casa. Ecco, allora, cioè, forse prima c'erano comunque delle strutture, perché i consigli comunali che facevano e disfacevano sindaci che magari molto spesso non dovevano neanche sottoporsi al vaglio dei cittadini, neanche questo non mi sembrava proprio qualcosa di esaltante. Tant'è vero che, per come la vedo io, nel 2015 uno dei punti che vedo caratterizzanti, diciamo, l'azione politica mia, ma anche insomma, di molti altri, Sangro Matteo Renzi, è che nel 2015 in città il candidato sindaco che verrà sostenuto, parlo da parte mia del Partito Democratico, dovrà essere individuato mediante primarie, sia esso uscente o non. Questo è un punto fondamentale, è già successo in altre città, a Genova è successo esattamente questo, Marta Vincenzi è stata iscritta al Partito Democratico, guarda ancora una volta, scusate, in casa mia, cosa che invece l'attuale sindaco di Venezia non è, si è dovuta sottoporre alle primarie e evidentemente non ha avuto consenso. Peccato, se un sindaco ha fatto bene non aveva nessun timore di confrontarsi con le primarie, anzi le dovrebbe vincere anche la volta di te. Scusa Gianpietro, volevo attaccarmi un attimo. Cioè, il problema è che questa scarsa democrazia si accompagna anche a una scarsa competenza e a una scarsa volontà di misurare ciò che si fa. Per esempio, sulle aziende partecipate, quando mai l'amministrazione comunale è intervenuta controllando la validità dei risultati raggiunti? Quando mai è intervenuta ponendo delle linee di condotta dell'amministrazione? Cito l'esempio, potrei citarne molti perché io sono stato 25 anni nelle aziende, faccio l'esempio del Casinò dove ne sono fortunatamente mai stato. Negli ultimi 10 anni il Casinò è passato da 210 milioni di incassi a 95-100 milioni di adesso. In questi 10 anni il numero di persone sono rimaste le stesse. No, sono aumentate. No, aspetta, non lo so, ma io faccio il caso peggiore. Sono rimaste le stesse. Se io paragono il Casinò a un'azienda qualsiasi, di fronte a una perdita di mercato del 50%, mette in cassa integrazione la gente. Cosa che io dentro il Partito Democratico l'ho detto al provinciale. Dovevate mettere in cassa integrazione i croupier del Casinò. La legge ve lo consente. Allora, questo vuol dire fare politica corretta anche nei confronti della città, scusami, nei confronti di una gestione di attività. Se io non controllo i risultati e non prendo posizione, licenziando il manager, perché questo è il discorso vero da fare. Io sono stato uno di quelli che ha licenziato il direttore dell'ASPIR, io, a fronte di primo caso nell'amministrazione comunale di Venezia. Allora, mancano queste competenze, manca una volontà, mancano degli indirizzi, mancano delle linee di condotta. Questo è quello che bisogna fare, capisci? Manca anche la voglia. Manca un lavoro. Però io insisto su questa cosa, perché mi pare il punto più rilevante. Noi, lo so. Scusate che non si sente, se no chi interviene. Scusate. Parlo di questo. Io insisto insisto su un tema perché ne abbiamo parlato anche negli altri incontri, però mi pare che stasera ci sia una novità, cioè voglio dire appunto che è rappresentata dal fatto politico delle primarie. Cioè la discussione che noi abbiamo spesso fatto era quella di dire per arrivare a compiere delle scelte, cioè decidere, compiere se andare da una parte o dall'altra, ci vuole forza politica, ci vuole mandato politico. E quindi ci vuole sostanzialmente essere in grado di dire sono legittimato da un certo tipo di rappresentanza. Più si indebolisce la rappresentanza, questa è stata un po' la diagnosi che mi pare sia uscita,
più si è in qualche modo di fronte a situazioni in cui si costruiscono piccoli gruppi autoreferenziali, oppure si rafforzano gli interessi che non sono tanto in cerca di rappresentanza, ma di condizionamento. Pare che questo rappresenti abbastanza bene quello che è la situazione della città, cioè sostanzialmente mentre si andavano dissolvendo i partiti con la loro capacità di radicamento territoriale eccetera, elettorale eccetera, si andavano rafforzando gruppi di interesse sempre più ricchi di risorse e capaci quindi di condizionare, e questo porta a un certo modo per cui appunto non è possibile fare le scelte che per esempio impopolari o soi-disant impopolari che, di cui parlava anche Gilberto. Però oggi il fatto nuovo politico è che voi avete una legittimazione, cioè voi dico, tu come consigliere comunale, il gruppo del Partito Democratico che esprimi, Renzi più Civati, avete un mandato, una legittimazione. È un bottino politico che potrebbe dissolversi come neve al sole se non si usa, se non viene in qualche modo tutelato, no? Perché sappiamo che poi la politica è anche molto rapida nel creare e nel distruggere cose, e quindi c'è una forte aspettativa. Allora, questa cosa come in qualche modo operativamente vedi possa in qualche modo ricostruire questa dimensione terapeutica in cui c'è una chiarezza di decisioni di scelte che vengono poi portate evidentemente al dibattito cittadino? Io credo che su alcune questioni, e veniamo alla terza sezione, alcune cose evidentemente le abbiamo già anticipate, però per esempio il tema pubblico-privato a me sembra una grande questione della città, perché qui abbiamo un problema di un pubblico sempre più povero, sempre più scalcagnato, che si dissangua, si taglia, si fa, no, salassi tutti i giorni per qualche modo, dice lo faccio perché appunto con la logica del tirare a campare, e un pezzo di città invece ricca, opulenta, che costruisce su alcune scelte su cui scarica sul pubblico i costi sociali del turismo eccetera eccetera, ambientali eccetera eccetera, e si arricchisce. Allora, in questa operazione pubblico-privato, per esempio, tu vedi qualche operazione interessante che si possa in qualche modo mettere subito sulla bilancia il peso di questo mandato di legittimazione popolare che avete ricevuto? Perché questa mi sembra una questione che potrebbe dare un segnale, no? Perché altrimenti la logica per esempio di un certo tipo di privatizzazione, ho letto sul giornale ieri o oggi, non mi ricordo, di questa proposta Orsoni, dice l'ospedale al mare, vabbè, lo venderemo alla Cassa dei Conti e Prestiti. Cioè è la dimostrazione ennesima del continuare con la vendere al pubblico, sì, transitoriamente al pubblico, alla fine ce lo ricompriamo noi transitoriamente al pubblico, così poi dopo non sai come il pubblico venderà questa roba qua. È una partita di giro, dai. L'ha fatta anche il governo Letta, lo sta facendo il governo Letta queste partite di giro, però Orsoni è buon discepolo di Letta in questo, perché le partite di giro sulla privatizzazione per incassare subito esattamente quello che sta facendo anche Letta, certo. Cede al portafoglio, il proprio portafoglio di patrimonio pubblico a Cassa dei Prestiti e Prestiti, che poi ci penserà a alienare questa parte di mobilità. Sì, ma Cassa dei Prestiti e Prestiti. Beh, certo, questo è un però, no, chi è? Però adesso non volevo. Chi è la tanzia? Siamo noi. Però volevo capire questa cosa, come la vedi? Di tu c'è qualche cosa in più su questo, perché. Ma non c'era l'amministratore delegato, credo, che è in nomina. No, mi sembra di capire. La Cassa credo sì. Abbia una vacanza molto importante, per cui non so se potranno mai decidere. No, tra l'altro poi anche lì c'è da ragionare un po' di più, perché c'è una parte, no, che fa riferimento quindi al risparmio postale, okay? Sì. Ma c'è l'altra parte che invece fa riferimento alle fondazioni bancarie, dove peraltro in quello insomma anche senza la distanza. Su cui stanno decidendo di dare una quota maggiore alle fondazioni, di aumentare la parte la fondazione di Venezia, senza la distanti ha un ruolo significativo nelle associazioni, nelle fondazioni bancarie, no? Quindi nella ripartizione, quindi anche in Cassa Depositi e Prestiti. Ma io credo di sì che si possa riuscire ad intervenire. Bisogna però, ancora una volta, secondo me, fare attenzione ad una cosa. Alcune decisioni che vanno verso la privatizzazione, non sono delle decisioni di necessità comunali, cioè in alcuni casi sì, lo è stato, ma altri beni che magari non sono nella disponibilità comunale, dove però c'è comunque un tentativo di privatizzare e di alienare. Guarda l'università l'altro ieri con altri beni senza andare altrove, cioè io credo che difficilmente siano stati documenti firmati da più di 100 docenti universitari che
dicono non vendere, ma non voglio guardare in casa dati, che quella cosa anche il consiglio comunale ha provato a intervenire e si è provato un ordine del giorno l'altro giorno che va a far sì che per quanto possibile non quei beni, se alienati, non vengano destinati a strutture ricettive alberghiere. In altre ancora invece, tipo la questione dell'ospedale al mare, mi pare peraltro anche una soluzione molto molto strumentale, perché c'è un tentativo disperato di arrivare a vendere entro il 31 di dicembre e non trovi nessuno che acquisti, allora guardi a chi denari ne ha, ma che in fondo insomma sono ancora una volta soldi pubblici, si può cosa fare, sono soldi nostri, sono soldi dei risparmiatori postali, insomma, e non solo. E su questo io credo che il Comune debba riuscire ad intervenire, però per poter intervenire è molto più radicale la cosa, io non so se si riuscirà nel giro di qualche mese o che, perché tutto si tiene da questa questione di bilancio, cioè la necessità di vendere questi beni, almeno secondo alcuni, per fare fronte alle esigenze di bilancio. E credo che su questo si debba avere la forza di intervenire, però o si ha la forza di intervenire sul bilancio comunale a monte, perché sennò ogni anno ci si troverà. Scusa, aggiungo un elemento più tecnico, ma anche questo simbolico, Jacopo, che è il tema del gettito tributario. Sempre con la logica appunto di un pubblico sempre più macilento e magro e che fa fatica, in uno stato quasi di inedia, e dall'altro invece un privato che in alcuni pezzi, non sto mica dicendo tutti, ma Venezia è differente di altre città, proprio perché ha queste caratteristiche di un'economia turistica in forte crescita, che è possibile che nel gettito tributario non si riesca anche lì a dare un segnale di cambiamento, in cui c'è qualcuno che produce grandi ricchezze in questa città ogni anno, no, stimabili, non so, io penso in qualche almeno 10-12 miliardi di euro l'impatto dell'indotto turistico, e su cui fondamentalmente il gettito tributario non solo è ridicolo, ma si riduce, cioè il bilancio di quest'anno ha un buco, anche perché la stima fatta sulla tassa di soggiorno finisce con l'essere al di sotto delle previsioni. Allora, voglio dire, ma c'è questo. Stavo arrivando a questo, e tanto è vero che infatti uno dei punti che nodali sia, ma com'è che il comune va a verificare i denari che arrivano da questa, appunto, come tassa di soggiorno, e quali sono le forme di controllo che può avere il comune su questo? Questi sono, credo, dei temi assolutamente importanti su cui non mi pare che ci siamo ancora ben tarati, soprattutto dopo il fatto che sia stato il Tribunale Amministrativo detto che gli albergatori non possono essere sostituiti di imposta, avete sentito anche questo, però insomma se viene deciso insomma per un certo tipo di imposizione fiscale, bisogna anche avere la forza di capire come arrivano, monitorare come arrivano, fare attenzione a chi non li versa, però anche lì, vedete, c'è un altro aspetto che io credo sia fondamentale anche per educare come si sta in città. Quel gettito, come lo utilizzi? Cioè, il turista che viene in città, ma non soltanto, ma anche il cittadino del nostro comune, deve capire dove vanno quei soldi. Il posto di soggiorno arriva un top, e quel top dove va a finire? Come arriva? Io l'altro giorno nel bilancio nella delibera di assestamento del bilancio comunale, all'ultimo, con un emendamento dell'ultimo istante, la giunta ha previsto un trasferimento da parte del Comune di Venezia alla Fondazione Musei di 300.000 euro. Una recente mostra organizzata a Fondazione Musei, dichiarazione della direttrice della Fondazione, ha avuto un buco di 276.000. Quindi, come dire, sono cifre non distanti. A cosa servono quei 300.000? E soprattutto, quei 300.000 che vengono distratti da altri capitoli, dove vanno a finire in Fondazione Musei? Perché poi il cittadino giustamente non va a tirare la giacca alla direttrice a Fondazione Musei, viene a tirare la giacca a me che sta in consiglio comunale e dice: amico, sarebbe interessante sapere se una parte di quel deficit che supera più 274.000 euro non sia stata messa in conto del bilancio 2014. Peraltro, a quello che ho compreso, questa è la parte gravante sul premio di produzione che ha prodotto il buco. Quella peraltro è la parte gravante sulla fondazione, quindi sul comune. Poi c'è evidentemente la parte invece relativa alla società che ha organizzato, ha dato il pacchetto, certo, di quella mostra alla Fondazione Musei, ma anche su questo si potrebbe discutere. Però un altro aspetto... Che mostra era di Manet?
Se sono venuti da tutto il mondo. Ah, no. Poi bisogna vedere un po' che anche i costi sembra, di una mostra quando la fai, però no, eh? Se all'inizio sì, no, non sai quando. Ma c'è anche un altro aspetto però, esempio, su cui secondo me sull'aspetto pubblico privato noi dobbiamo veramente ragionare in città, che riguarda il comune e che potrebbe riguardare il comune ancora di più dal 2016, cioè quel monstrum giuridico che è il consorzio Venezia Nuova, cioè a mia conoscenza l'unico consorzio costituito per legge nel nostro ordinamento, cioè non sono tornando le poste che deve, da ente pubblico economico diventano SPA, comunque la titolarità delle poste italiane è sempre in capo, cioè sempre in capo allo Stato, qui no, viene costituito questo polo di imprese, di imprese, dove tra l'altro non so neanche se vi sia neanche più l'attività di impresa, perché avere ogni anno tot soldi che ti arrivano da Roma, tu devi semplicemente mettete lì e dire a chi gli do, chi gli do, chi gli do. L'altro giorno è venuto il nuovo direttore generale in commissione, che è stata fatta una commissione indagine ad hoc, e, come dire, la parola gara, procedura di evidenza pubblica sembravano delle novità, ma allora anche su questo l'attenzione a che cosa? Non so se voi abbiate notato, ma a me di quella commissione lì, più che guardare il passato, interessa guardare il futuro. Cioè, se ci sono responsabilità di qualsiasi tipo, cioè l'autorità giudiziaria è preposta a quello. In sede comunale si fa politica. Quello che mi interessa è capire il perché in questi anni chi fa direttore generale del consorzio vada a fare anche l'amministratore o prima l'amministratrice delegata di Tetis, perché la direttrice del personale del consorzio è anche la direttrice del personale di Tetis, perché questa società che nasce come spin-off taglia tutti i rami d'azienda, la mobilità a Shanghai piuttosto che altro, per riconcentrarsi solo sul MOSE, perché evidentemente è una società, come la leggo io, e credo che in qualche modo un diritto di tribuna ce l'abbia anche il Comune di Venezia lì dentro, tramite ACTV, perché una partecipazione insomma, è minima, ma ce l'ha anche una nostra controllata. Nel 2016, quando l'opera verrà consegnata, tutta la partita della manutenzione successiva, come la affrontiamo? Ancora il business e ancora non si era posto il business, no. Sì, si è posto con il progetto questa cosa. Il problema della manutenzione si è posto con il progetto. Che business non è l'opera. È il business. Per la manutenzione. Per come la vedo io, ma guardate, per come la vedo io, nel 2016, quando l'opera verrà consegnata, io vedevo Tetis come una società pronta a dire la concessione unica va a concludersi con la zona del Mose, se lasciano ancora noi bene, altrimenti abbiamo il piano B, cioè abbiamo la società pronta a partecipare. Tra l'altro ci sono anche varie forme di partecipazione a gare pubbliche, anche se magari non hai tutte le competenze al tuo interno, lo puoi fare in collaborazione, diciamo così, con altre società, senza entrare troppo in aspetti tecnici. Ma l'altro aspetto, sempre su questo, com'è che andiamo ad intervenire? Perché è vero che il consorzio sarà chiamato a rispondere anche per alcuni anni, ma sono tutte società di capitali che se spariscono chi risponde? Sì, no, ma Jacopo, che sono d'accordo. L'hai già detto qual è il problema. Ma scusa, volevo sapere due cose, scusami. No, perché dopo domani il Comune di Venezia su questo è un ruolo fondamentale, cioè il pubblico privato, la struttura, una delle strutture madri è questa, Gilberto. Ho capito, io volevo sapere un paio di cose, guarda, Trancia, che mi ero preso nota. Primo, il conflitto di interessi che anche nella nostra amministrazione comunale c'è, gente che ha doppi incarichi, gente che ha i trallazzi, soprattutto nella parte relativa al MOSE, alla costruzione del MOSE. La seconda questione invece è la questione morale. Noi ci dimentichiamo che anche nel nostro comune la questione morale c'è ed è abbastanza pesante. Cosa pensate di fare? Non volevo confondere per il MOSE, scusa. Fabris ha già detto, una volta consegnato il MOSE, noi, consorzio, abbiamo l'obbligo di manutenzione per i 2 anni successivi. Dopodiché si chiude la società, per cui cavoli tuoi,
Molto semplice. Questo è un problema. È stato chiarissimo, l'ha detto in un'intervista. Esatto. E l'altro problema che ci sarà tra poco è il Vega, che ha 10 milioni di debiti. Beh, su questo non so se lo abbiate, non so se lo avete girato anche a te, Gilberto, ma c'è una relazione proprio recente che fotografa, diciamo, che è peggio ancora di quello che si leggeva sui giornali. Non siamo stati capaci di fare nemmeno una speculazione edilizia. Una speculazione edilizia, partito pomposamente con grandi valori scientifici, nemmeno la speculazione edilizia siamo riusciti a fare. Capito? Comunque, su quello che dicevi prima, cioè, sui doppi tripli incarichi che ci sono, in comune anche fuori, certamente bisogna andare ad intervenire. A me interessa soprattutto però vedere questo in Comune di Venezia, cioè, e credo che su questo bisogna fare particolare attenzione, perché anche, ahimè, vi sono anche casi di consiglieri comunali, ma non solo, insomma, che continuano ad avere interessi, diciamo, anche se sono partecipate dal Comune di Venezia, magari in via indiretta, come dicevo prima, o comunque, insomma, dei ruoli che li pongono in posizione di obiettiva, diciamo. Diciamo laddove non c'è l'incompatibilità vera e propria, ma di sicuro in opportunità politica. Per cui, parli di questione morale, mi pare che in questo momento nel Consiglio di Città ci sia proprio anche una questione penale molto forte, oltre che di responsabilità erariale, ma non voglio ancora una volta sostituirmi ad altri. Però su questo, in effetti, io credo che si debba avere la forza, dove non c'è l'incompatibilità, di intervenire facendo valere l'opportunità politica, che vale tantissimo, e per i cittadini in certi casi forse vale anche di più. Sì. No, per andare verso la conclusione, io ti propongo due temi. Sì. Perché il primo tema ha a che fare sul fatto che sono d'accordo con te, cioè che bisogna ricostruire la dimensione della finanza straordinaria per investimenti straordinari, no? Cioè, quindi la logica del separare le partite correnti dai piani di investimento che si dovrebbero realizzare. Però è anche vero che noi abbiamo bisogno, se vogliamo ricostruire un patto fiduciario con i cittadini, dire non siete solo chiamati alle lacrime e sangue, perché qui la situazione asimmetrica, secondo me indecente e inaccettabile, non per fare i demagoghi, è che si sono mangiati tutte le vacche che avevamo nella stalla, hanno ancora i pezzi di carne alle commissure della bocca, se ne vanno questi e ci lasciano con le lacrime e sangue di un politico o di un partito o di un'alleanza, di un progetto politico che con austerità e con forza dice bisogna qui rimetterci in moto e ricostruire. Quindi c'è anche però bisogno di evitare che sia solo lacrime e sangue, perché altrimenti in uno stato di stanchezza della coesione sociale rischi di non avere una risposta. Allora io dico, il tema della legge speciale su Venezia potrebbe essere una grande occasione per rispondere alla questione del Consorzio Venezia Nuova, per rimettere a posto una serie di questioni. Mi sembra che sia un po' uscita dall'agenda politica ultimamente, cioè aveva avuto un anno e mezzo fa una certa attenzione con le proposte fatte anche da Casson, eccetera, eccetera, adesso mi pare sia uscita dalla gente politica. Pensi che questa cosa potrebbe essere l'occasione per ridire, cominciamo a mettere assieme anche i pezzi di cosa significa un progetto Venezia, che significa mettere assieme le grandi questioni anche probabilmente di governance, no? Perché cioè, non dimentichiamoci che c'è un problema di privatizzazione di pezzi del territorio, Costa va per conto suo, è un privato sostanzialmente, Marche per conto suo è un privato, e qui appunto il terzo è i Mantovani e il Consorzio Venezia Nuova, un altro pezzo. Allora, per rimettere assieme ci vuole un'architettura. La legge speciale può essere un'occasione per riaprire un dibattito vero, politico su queste cose? Seconda domanda, un altro progetto di grande respiro che potrebbe riaprire una discussione in positivo è quello del tema della città metropolitana. Soprattutto rispetto al rischio che ancora una volta la città si spacchi pro e contro referendum città d'acqua Mestre. Cosa ne pensi su queste due questioni? Ma prima di tutto, cioè, la legge speciale può essere uno strumento, purché la legge speciale non venga declinata come è stata declinata fino a qualche tempo fa, perché prima faccio riferimento al Consorzio Venezia Nuova costituito per legge, il Consorzio Venezia Nuova viene costituito con la seconda legge speciale per Venezia dell'84, certo. Progettone non va bene fino agli anni 70, allora insomma non serve che vi racconti le cose, poi si inventano questo. Per cui, cioè, se è quello, o se è comunque uno strumento soltanto per dire flussi di denaro da Roma su Venezia
da prima diciamo per la città e poi invece drenati per la più parte per il MOSE, a me non interessa. Cioè per me noi dobbiamo avere la forza e il salto di qualità vero è quello di pensare ad una legge speciale che non sia quello di tendere la mano. Ecco, però devi affrontare il tema della privatizzazione del territorio. Però per arrivare a questo, secondo me, ci devono essere degli interventi che la privatizzazione del territorio e delle acque riguardano un po' qualcosa di più ampio, secondo me, cioè non è soltanto una questione di legge speciale, perché cioè o si riesce con la legge speciale a dare un potere non è tanto più forte, ma che sia veramente in capo ad un unico ente, che io vedo essere il Comune di Venezia. Altrimenti, se voi pensate che il Comune di Venezia nelle acque decide soltanto, soltanto nei RI interni, perché neanche il Canal Grande di Venezia e di Murano sono comunali, ma vengono gestiti, vengono gestiti dal Comune sulla scorta della Convenzione dei primi anni del Novecento. Ma Canal Grande di Venezia e di Murano sono di competenza statale, mentre ancora, il pezzo diciamo di Laguna Nord che diciamo fa riferimento ad Enac e quindi a Save, tutta la parte del magistrato alle acque, cioè tutta la Laguna Nord e la Laguna Sud più i canali di navigazione marittima, la Save alla banchina d'arsena della Save proprio. Capito? Pronto. E quindi e poi i canali diciamo di navigazione marittima, penso fino alla Giudecca, ok, cioè veramente si fa difficoltà, cioè io per come la vedo io, una legge speciale è una legge speciale che imputi il capo ad un ente che si vada, assume quindi le responsabilità se fa bene e le responsabilità se fa male. Io la vedo come un'occasione, cioè, non solo per risorse, non come bottino, non come bottino, ma come architettura di governo. Però poi vedete anche su altre cose, saranno cose minute, ma fino a un certo punto. Ma è possibile che ancora ad oggi, se devo restaurare un palazzo a Venezia, non possa avvalermi di mettere, non so, di poter pubblicizzare quello che sto facendo. Mi spiego, guardate sul palazzo ducale cosa hanno fatto, senza nessun tipo di procedura d'evidenza pubblica, ma queste pubblicità, inquinamento su piazza San Marco, tanto è vero che su questo più di qualcuno di noi ha detto ma siamo sicuri che vada bene così, dopo qualche tempo, non certo per l'interpellanza fatta in Comune di Venezia, viene inserito un articolo ad hoc nel codice dei contratti pubblici. Ma siccome anche il codice dei beni culturali prevede che, chi vuole andarsene a leggere l'articolo 120 e l'articolo 42 2004, prevede la possibilità di avere delle pubblicità anche su beni che sono in mano a privati, certamente bisogna fare attenzione al giochino così in altre città che mi tengo fuori conteggi più tempo perché così posso tenermi per un periodo più lungo la pubblicità, ma se ci sono delle forme fatte in modo... Insomma, si stanno inventando di giorno in giorno attività nuove da fare, se insomma una società destinata, capito? Esatto, cioè ormai fallente il discorsore, cioè, capito? Siamo in una realtà che su queste cose va cambiato completamente. Sulla città metropolitana, a parte il fatto che c'è una grossa difficoltà, secondo me Giampietro, cioè a parte che se non in questi giorni che mi pare che il ministro Del Rio si sia messo con una qualche maggior lena, ma altrimenti. Noi siamo ancora a quel decreto dell'estate dell'anno scorso dove si va a dire che dal 1 gennaio 2014 vengono istituite città metropolitane, tra cui quella di Venezia, e vengono abolite le province. Un po' poco, perché per arrivare a quello che dicevi tu sul Comune di Venezia, dove in effetti c'è un movimento diciamo, referendario che chiede la separazione di Venezia da Mestre e di Mestre da Venezia, perché questa volta mi sembra che i comitati vadano di concerto e lavorino in modo unitario, è da capire una cosa, nella città metropolitana che in questo momento secondo me in modo ancora piuttosto miope va a coincidere con il territorio della provincia di Venezia, e che ancora una volta potrebbe soltanto guardare il governo della Laguna con una città metropolitana che viene interrotta, perché scendendo lungo la Omea tu arrivi a Codevigo che è provincia di Padova, certo. Quindi c'è un inserto di una provincia al di fuori città metropolitana per poi riferirsi tra i comuni meridionali che oggi Carazza e Cona, per cui vorrei capire che cosa cambi sotto questo aspetto. Sul comune di Venezia che cosa diventano? Cioè un modo per dare una risposta forse anche a quelli che stanno spingendo per l'autonomia diciamo di Mestre da Venezia, di Venezia da Mestre,
è a capire si fa che cosa. Mi spiego, nella città metropolitana chi è che decide? Cioè, e oltre al fatto del capire, e questo dipenderà dallo statuto, se il sindaco della città metropolitana sia un sindaco di secondo livello o se venga eletto direttamente dai cittadini, non è un dettaglio, no, Gilberto, anche su quello che... Ma lo scenario qual è? Ma mi chiedo questo, e su questo ancora non c'è una risposta normativa. No. In caso di ordinanza contingibile ed urgente, chi è che la adotta? Il sindaco metropolitano o il potere delegato o il sindaco del comune di Venezia? È ovvio che il sindaco metropolitano supera il... Ed allora, se è così, Venezia e Mestre diventano due grandi municipalità, o che autonomia hanno all'interno della città metropolitana? Fintanto che non viene risolto questo nodo, ed è un nodo che ad oggi non è risolto normativamente, e credo che non si possa dare una risposta, anche diciamo alle istanze diciamo di autonomia, che in buona parte vanno considerate, perché secondo me da parte di molti è indice secondo me anche di, cioè, di interesse comunque verso la cosa pubblica, non di disaffezione. Bisogna fare molta attenzione a questo, però fin tanto che non si capisce chi fa che cosa, e su quello che sentivo adesso che tu dicevi, ad oggi la normativa che dica questo non c'è, però siccome deve essere fatta, qual è il nostro scenario? Per come quando noi diciamo vorremmo una città metropolitana, o comunque poniamoci il problema che la città metropolitana sia per come la vedo io, il comune di Venezia dovrebbe alla fine diventare due grosse municipalità all'interno della città metropolitana, dove però i poteri che dicevo adesso li hanno i due sindaci, diciamo, insomma, dell'area di terraferma e di quelli insulari, insomma, di centro storico. Perché non il sindaco della città metropolitana? Perché il sindaco della città metropolitana credo debba occuparsi d'altro, credo che debba occuparsi dei raccordi di tutta la città metropolitana. Però non cambia niente, perché la provincia ha sempre avuto una... No, ma mano che allargate il territorio, bisogna delegare i poteri. Cosa? Ma non ci sono la cosa delle province, cioè la provincia avrà la funzione di coordinamento. Non cambia niente. Sì, sia il nuovo nome che diamo alla vecchia provincia, allora. Ma se invece la città metropolitana, così come era nata come idea, è un modo per governare un'area complessa in maniera unitaria, è ovvio che il sindaco della città di Venezia metropolitana avrà potere sul comune di Martellago, sulla municipalità. Però c'è un problema, scusami, io ti dirò quello che penso io di questa cosa. Secondo me il tema di una governance più larga è di avere alcune competenze che oggi tra l'altro stanno in regione. Certo. Portarle a livello di città metropolitana, pensa a tutto il tema della pianificazione territoriale, urbanistica, eccetera. Al tema del modello di sviluppo economico, il tema del sviluppo economico, di infrastrutture, di infrastrutturazione. Tutti questi temi sono, queste sono le vere priorità competenze di una città metropolitana. Oggi ce l'hai, sì. Ancora Gianvito, il fatto che posso. Da come ho letto invece serve proprio invece ad andare oltre a questo, invece posso fare questo tipo di servizio, perché sennò diventa, come diceva lei, esattamente come dire, un cambio di nome, non deve essere un cambio di nome, cioè deve portare anche, come dire, anche dei risparmi di scala, scusate, perché sennò restiamo a quello che c'è prima e allora insomma cambia nulla. Comunque entrare i sindaci e portarsele dentro il suo seno, così come anche deve prendere competenze. Alcune devono essere così. Il problema è che ad oggi stiamo parlando di quello che a noi piacerebbe, no? Noi non sappiamo ancora, ciao. Noi ad oggi ancora non sappiamo a distanza di 20 giorni come questo verrà declinato, il 1 gennaio 2014, già tra 20 giorni, stiamo parlando ancora di qualcosa che in evoluzione, cioè che non è ancora esattamente normato. Però su questo, poi do la parola a Vito, su questo tema. Sì, una cosa velocissima. Sì. Comunque da quello che capisco io, da quello che anche mi pare che tu abbia detto, Venezia e Mestre sono due entità diverse, anche all'interno della città metropolitana. Per cui in questo momento no. Secondo quello che tu vedi, secondo me dovrebbe essere prevista una maggiore autonomia. Ecco, volevo sapere questo. Dovrebbe essere prevista una maggiore autonomia. Sono due entità completamente diverse. No, secondo me, no, attenzione, cioè, sono due entità, saranno anche diverse, ma che evidentemente si compenetrano, però hanno esigenze
diverse, e vanno valorizzate tutte queste esigenze, perché sennò certe volte sembra che sia una grande cosa unica, non è proprio così. Credo che nel nostro comune c'è qualcosa come tipo 32 cimiteri. Posso sbagliarmi, ma credo non di tanto. Dà l'idea un po' di quante comunità più o meno grandi ci sono articolate sul nostro comune, solo nel comune di Venezia. Però la grande sfida che io vedo affascinante sul tema del dibattito politico sulla città metropolitana è che di fronte a, diciamo, dei livelli di governo del territorio e delle società, delle comunità, che fa sempre più difetto, perché ci sono tutta una serie di questioni che volano molto più alto di quello che è la capacità di governo del sindaco e quindi del comune, la sfida della città metropolitana è riprenderla in mano anche in una logica di, direi, di lettura del rapporto con i cittadini. Sì. Cioè, pensiamo alla questione appunto ambientale, no? Cioè, abbiamo avuto una manifestazione il 30 novembre qui che ha riunito da tutto il Veneto sulle grandi questioni ambientali, no? Allora, questo oggi è evidente che c'è un'impotenza delle strutture locali di poter effettivamente entrare nel vivo delle decisioni su alcune questioni ambientali, perché appunto nelle grandi navi dipende dal porto, la questione delle bonifiche a Porto Marghera da quell'altro, le tessera con Marchi e via via, ne potremmo citare molte, no, di questioni, adesso la regione col piano casa, eccetera, eccetera. Allora, la sfida della città metropolitana è in qualche modo riaprire questo spazio di sovranità delle comunità, di dire alcune questioni che riguardano lo sviluppo territoriale, la pianificazione territoriale urbanistica, le questioni ambientali, le questioni infrastrutturali, le questioni dei servizi, delle utilities, diventano questioni rilevanti riportate alla scala giusta. Ecco, io penso che su questo si costruirebbe anche poi quello spazio in cui le specificità di Mestre e di Venezia potrebbero tranquillamente esercitarsi a un livello diverso. Però questo dibattito oggi manca, cioè manca completamente, e sicuramente se il dibattito diventasse e il sindaco di Venezia diventa il capo di tutto un territorio, la reazione probabilmente istintiva dell'altro territorio sarebbe di contrapporsi. Sì, ma attenzione che poi in questo momento è così, No, no, ma infatti sarebbe in questo momento è esattamente così. No, no, però non ti chiedo tanto un'interpretazione, diciamo, dell'attuale stato normativo, di quello che è il dibattito politico, sì, che bisognerebbe riuscire a aprire. Anche questo dibattito, tu capisci che sia lo statuto della città metropolitana a decidere se il sindaco metropolitano sia eletto dai cittadini della città metropolitana o se invece sia di seconda nomina, cambia completamente. Sì, sono d'accordo. Anche però su questa questione, ritorniamo all'origine così chiudiamo il cerchio, proprio questo mandato forte di Renzi, che adesso è comunque segretario di un partito, del primo partito italiano, candidato in pectore primo ministro, sindaco di una città, se questo dibattito non diventa un dibattito in qualche modo, perché voglio dire, no, non è che le normative vengano da un gruppo di burocrati o da un colpo di mano fatto da un ministero in un certo momento, perché anche questa cosa secondo me è la cosa peggiore che sta accadendo, altro ai colpi di Stato di Berlusconi, questi sono i mini colpi di Stato di totale perdita di controllo sui processi. Cioè che noi apriamo il giornale la mattina e troviamo appunto un nuovo disegno della città metropolitana. Chi l'ha fatto? L'ha fatto il burocrate X nell'ufficio Y, sì, però non sappiamo neanche con che genesi, con che dinamiche. Però su questo anche il ministro competente attualmente del Rio è stato presidente dell'ANCI fino all'altro ieri. Cioè è un tema di grande dove non possiamo dire squisitamente politico. Quindi devo dire che non può essere. No, quindi che non può essere tanto in mano ai burocrati. Deve esserci, cioè se chi è l'attuale ministro è stato presidente dell'ANCI fino a ieri non può non avere contezza di questi aspetti. La questione che io invece imputo a questo governo e forse anche al precedente è che non si può pensare di arrivare senza avere nemmeno deciso che cosa debba fare la città metropolitana 20 giorni prima, perché poi pensate quanto tempo ci vorrà per mettere in moto davvero, perché dal 1 gennaio 2014 poi è solo nominare, poi cambia la carta di testata a Cacornea. Cioè, l'apparato non sparisce, no, viene portato mutuato. Vorrei anche capire con questo che riduzione c'è su personale, spese, eccetera, perché lì ha un senso fare la città metropolitana, perché sennò altrimenti, cioè, trovare la città metropolitana che è il doppione di adesso, oltretutto, se no, cioè, con il rischio di avere una città metropolitana dove nemmeno ti eleggi direttamente il sindaco metropolitano, cosa che invece almeno il presidente della provincia lo voti,
deve essere direttamente. Va bene, io ringrazierei Jacopo per gli elementi di dibattito, che è sicuramente molto arricchente, e ti restituiremo anche poi i risultati di questo nostro lavoro di capitalizzazione. Contiamo su di te. Grazie. Grazie a voi. Vediamo dunque. Grazie a voi, con piacere.